Carissimi amici, bentornati su Juve Calcio. In questa puntata parleremo di ciò che è accaduto negli altri match di Premier League che si sono giocati ieri sera. La prima partita che andiamo ad analizzare con i commenti dei rispettivi allenatori è quella tra Chelsea e Birmingham, finita per 3-0. Un Chelsea che in casa è un vero e proprio schiacciasassi, non passa nessuno a Stamford Bridge. Il Birmingham veniva da 15 risultati utili consecutivi, il Chelsea ha posto fine a questa striscia positiva. Il Birmingham comunque resta nella zona alta della classifica, sul nostro blog la classifica, tutte le classifiche, non solo di Premier League, aggiornate ad oggi. E dicevamo, Ancelotti soddisfattissimo, soprattutto della prova di Lampard. Un Lampard che ha giocato benissimo e secondo Ancelotti è il miglior centrocampista al mondo per come riesce a sfruttare lo spazio e inserirsi. Ricordiamo che Lampard ha realizzato ben 2 reti. McLeish non è molto soddisfatto del risultato, però ha detto che qui a Stamford Bridge nessuna squadra ha vita facile, quindi non crede che ci siano altre squadre che sono venute a Stamford Bridge e hanno avuto vita facile contro la squadra di Ancelotti. Invece un allenatore che non è per nulla contento è certamente Arsène Wenger, che ha visto il suo Arsenal pareggiare sempre al Birmingham ma contro l'Aston Villa di Martin O'Neill, un Arsenal che avrà la partita clou di cartello, già vi anticipiamo che sarà domenica contro il Manchester United, quindi vedremo chi sarà il vero rivale del Chelsea per la corsa finale al titolo, anche se noi pensiamo che il Chelsea, a meno che di clamorosi crolli, non avrà grandi problemi quest'anno a vincere il titolo finale. Dicevamo di Wenger, Martin O'Neill, c'è stata anche una polemica perché tra i due allenatori, perché Martin O'Neill ha detto che l'Aston Villa ha giocato benissimo, in modo splendido, virgolettato, in modo splendido e strameritava la vittoria. Wenger ha detto invece che l'Arsenal ha giocato bene e la cosa che non ha permesso all'Arsenal di vincere è stato il fatto che l'Aston Villa ha basato il suo gioco solo ed esclusivamente sui lanci lunghi e sulla chiusura di tutti gli spazi possibili per la squadra avversaria. In effetti Martin O'Neill è così che gioca le squadre di Martin O'Neill, e lui si è risentito dicendo che in realtà Wenger ha fatto molte dichiarazioni ridicole da quando è in Inghilterra, ma questa di sicuro è la più grande stupidaggine che Wenger abbia detto da quando è in Inghilterra. Insomma, O'Neill è sempre abbastanza duro e secondo me anche un po' esagerato, anche perché la Aston Villa sta vivendo dei momenti un po' non molto positivi di risultati e insomma è calata parecchio in classifica e le aspettative dei tifosi fino a qualche mese fa erano tutt'altro che queste attuali. Un altro match che si è giocato ieri è quello tra Blackburn Rovers e Wigan. Il Wigan è stata una bella partita e Allardyce ha detto che in realtà la partita si era messa in modo tale da che sembrava uno di quei classici match in cui si attacca tanto però non si riesce a segnare. Invece poi la partita si è sbloccata e il gol vittoria poi è arrivato su un calcio d'angolo procurato su un errore abbastanza clamoroso della difesa. E Roberto Martinez invece dice che il Wigan sta perdendo moltissimi punti e solo per una questione di momenti di mancanza di lucidità, quindi lui crede che il Wigan è una situazione di classifica non molto tranquilla, anche perché diciamo dal Sunderland fino al Burnley sono tutte in gioco, ci sono molte squadre in pochi punti, in 2-3, in 5 punti, quindi è una lotta abbastanza serrata. Però il Wigan, soprattutto con il Roda Jäger, ci sembra una squadra molto forte e pensiamo che non avrà problemi a salvarsi anche quest'anno. E invece l'ultima partita di cui parliamo è Everton-Sunderland, finita 2-0 per l'Everton, e Moyes ha tessuto le lodi del recente acquisto Landon Donovan, l'americano, che ha segnato il 2-0,
Moyes è molto soddisfatto di Donovan, dicendo che è stato un ottimo acquisto. In America aveva una grande media rating, certo, è ovvio che in Inghilterra è tutta un'altra cosa, però si vede che Moyes punta molto su questo giocatore. E invece Steve Bruce, e questa è una cosa curiosa, al settimo minuto ha segnato Cahill per l'Everton, e Steve Bruce ha confessato che nei giorni scorsi la squadra ha parlato moltissimo di come Cahill dovesse essere fermato, perché la sua caratteristica fondamentale è quella di inserirsi negli spazi, di penetrare in area e segnare. E dopo 7 minuti, dice Bruce, Steve Bruce alla BBC, abbiamo concesso spazio a Cahill e lui ci ha puniti. Quindi insomma una giornata di Premier molto interessante anche questa. Ricordiamo che il Chelsea ha una partita in meno rispetto a tutti i rivali, quindi fino al Tottenham, ma anche con Liverpool, quindi il Chelsea deve ancora recuperare una partita. E domenica vi ricordiamo che ci sarà Arsenal-Manchester United, che noi seguiremo in modo particolare, ci sarà una puntata speciale dedicata a questo match. Sul nostro blog, risultati, classifiche, links agli highlights presenti su internet per le partite, per permettere anche a chi non ha avuto la possibilità di vedere i match in diretta di vedere le azioni segnate o comunque le reti segnate. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione, a presto.